Per la celebrazione dei 249 anni della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Pescara ha scelto l'hangar della sezione aerea dell'aeroporto d'Abruzzo, dedicando una prima fase a una serie di dimostrazioni e alla visita dei bambini dell'Agbe. Un ulteriore segno di vicinanza e solidarietà con il territorio, nello spirito stesso del corpo nato nel 1774 per volere di Vittorio Emanuele III, re di Sardegna, per contrastare il fenomeno del contrabbando. Esattamente 100 anni fa, poi, la nascita della Polizia Tributaria Investigativa, con la conseguente specializzazione nella lotta contro i reati di natura economica. Alla presenza delle massime autorità, dal viceprefetto al presidente del Tribunale Bozza, al procuratore generale Bellelli, al sindaco di Pescara Masci e ai rappresentanti di tutte le altre forze dell'ordine, i saluti del presidente della Repubblica Mattarella e del comandante generale De Gennaro. Il saluto anche del comandante provinciale, il colonnello Antonio Caputo, che ha sottolineato impegno e dedizione dei suoi uomini in un anno particolarmente intenso sotto il profilo delle attività a 360 gradi. È un momento importante quello dell'anniversario perché è anche un momento di bilanci in cui ci si ferma un attimo e si prende atto di quello che è stato fatto. E io prendo atto del lavoro dei nostri finanzieri di Pescara che hanno raggiunto risultati straordinari, ma soprattutto hanno e continueranno a garantire il presidio della legalità, quella legalità economico-finanziaria che è condizione imprescindibile per il benessere e lo sviluppo del territorio. Una copertura a 360 gradi, quello della Guardia di Finanza, no? Sì, beh, oggi è tutta rappresentata la Guardia di Finanza qui a Pescara, nella sua componente, diciamo, terrestre, quindi i controlli su strada che adesso stiamo facendo vedere, la componente aerea, grazie ai nostri velivoli, l'elicottero AV-139 e la componente sul mare, come Polizia del Mare, c'è tutto. In questo anno che cosa l'ha resa più orgogliosa della straordinaria attività della Guardia di Finanza qui sul territorio provinciale di Pescara? Beh, due cose, l'impegno, il sacrificio, l'abnegazione dei nostri militari e diciamo, il grande supporto da parte delle autorità giudiziarie e delle istituzioni al nostro lavoro.